Dunque, che succede adesso, caro Elisabetta? Abbiamo il quarto concorrente. Franco Dettori. Franco Dettori. La cosa meravigliosa è che i concorrenti non si sa mai da dove arrivano. Ecco. Lui arriva dalle spalle. Eccolo qui. Ci colpisce. Ciao Franco, come stai? Ciao. Benissimo, benissimo. Sei in forma? In forma, in forma. Anche tu break dance? No, no, non ce la farei, sono troppo vecchio. Vediamo gli addominali? Li spogliamo tutti ormai, no, stasera. Per favore, già abbiamo visto il mio proprio e quindi è sufficiente va per bene, l'intera va settimana. Va bene così. Cosa ci fai ascoltare? La voce del silenzio di Massimo Ranieri. Ah, difficile devo dire. Va bene. Pomodori qua che... Niente pomodori, no. Quella era un'altra trasmissione, nel pomofiore. Pomofiore. Questa invece è facce da faro. Bene, allora ti lascio il microfono. Franco Dettori. Prova. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Ai, e chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. È quello che mi manca nel mare del silenzio. Mi manca assai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.